Dal 2019 è attivo il progetto F2C Fondazione Cariblu per il Clima, tramite il quale Fondazione Cariblu intende perseguire due obiettivi principali. Un primo obiettivo riguarda il sostegno a iniziative di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici in aree territoriali vaste e un altro obiettivo di sensibilizzazione dei cittadini e aumento della consapevolezza dei cittadini sulle problematiche che i cambiamenti climatici possono avere nel nostro territorio. Questo secondo obiettivo viene perseguito tramite diverse attività, anche culturali. Il progetto F2C ha tre filoni di intervento. Un primo filone è più classico, legato agli strumenti filantropici di Fondazione Cariblu, tramite il quale si vogliono appunto realizzare interventi di mitigazione e adattamento. Un secondo filone dedicato alla sensibilizzazione, all'organizzazione di attività culturali, al coinvolgimento dei giovani. E un terzo filone dedicato alle attività di ricerca per il contrasto al cambiamento climatico, attività di ricerca in ambito alpino, attività di ricerca in ambito urbano, per dare la possibilità ai progettisti di realizzare interventi di resilienza ai cambiamenti climatici in ambito urbano, tenendo conto del clima che è mutato, quindi delle temperature che sono aumentate. E non solo, ma anche iniziative legate appunto a valutare quelli che sono i rischi sociali del cambiamento climatico sul mondo del lavoro. L'attività principale del progetto F2C Fondazione Cariblu per il Clima è la Call for Ideas Strategia Clima, che è il cuore in questo momento del progetto. Tramite la Call for Ideas, Fondazione Cariblu sta sostenendo 6 territori nella realizzazione di strategie di transizione climatiche, nella realizzazione e anche implementazione di interventi per il contrasto al cambiamento climatico. Tramite il sostegno, la Fondazione Cariblu vuole innescare nei territori un'attività che vadano ad agire anche direttamente sulle politiche urbanistiche locali per provare a dare una visione di lungo termine e introdurre politiche e azioni concrete per il contrasto al cambiamento climatico. Per fare questo ci sono tante attività che vedono appunto anche il coinvolgimento dei cittadini, il monitoraggio climatico locale e il capacity building per i dipendenti pubblici, che devono sempre essere aggiornati su tematiche tecniche che sono sempre più complesse e di cui bisogna tenere conto. L'altra iniziativa molto rilevante, che è stata lanciata da poco, è il bando alternative, con la quale Fondazione Cariblu vuole sostenere la costituzione, la creazione e lo sviluppo di comunità energetiche locali, comunità energetiche rinnovabili, tramite le quali si intendono creare alleanze tra comuni, associazioni e cittadini per la produzione e la condivisione di energia da fonte rinnovabile. Attività che vuole anche intervenire per alleviare quelle che sono le criticità date dalla povertà energetica, quindi per le fasce di popolazione più vulnerabili.